Cucina biglietteria! E se fa monte alle 23:30! E se fa monte alle 23:30, alcuni corpi mi cadono davanti agli occhi! Li riconobbi subito! Erano i manichini che stavano nello stanzino dell'ultimo piano! Ma chi cazzo li aveva lanciati? E soprattutto chi cazzo era rimasto lassù? Pensai allarmato. Riaprii subito il gabbiotto dei biglietti, presi una torcia e cominciai a salire a piedi. Arrivai al primo livello della struttura. C'era un buio e silenzio. C'è qualcuno, gridai. C'è qualcuno, gridai ancora. Niente. Allora salì al secondo piano. C'avevo le fiatons. Un po' per la fatica, un po' per la paura. Me lo girai tutto. Niente, neanche lì. E salì al terzo piano. Puntai subito la torcia sulla serratura della porta per rilevare eventuali frossature. Nulla! Allora indirizzai la luce dentro lo studio. All'interno c'era solo il manichino dell'ingegner Eiffel. Stava regolarmente al suo posto, ma sulla faccia aveva un'espressione strana. Somigliava a un sorriso cattivo. E siamo solo all'inizio. Dura 6 ore la serata, preparate, portate dei geni e di sconforto.